Ed eccoci amici di Onde Video, puntuali come sempre il giovedì naturalmente sulla Di Crema TV, il venerdì e la domenica su Lombardia TV. Mi chiamo come sempre la nostra Vale. Ciao. Tutto bene? Sì, tutto bene. Oggi che abbiamo come? Abbiamo i The Dark Shine. Ciao, buonasera. Io sono Ross, la cantante dei Dark Shines. Io sono Nick, il bassista. Come si è creata la vostra band? Allora, la band l'abbiamo creata nel 2004, io, Ross e Marse, che oggi non c'è, il chitarrista dei Dark Shines. E è nata da un corso di musica che stavamo facendo insieme e con affinità musicali che abbiamo scoperto man mano che andava avanti questo corso di musica. Semplicemente ci siamo trovati con l'esigenza di comporre pezzi propri insieme. E perché avete deciso di chiamarvi così? Ma diciamo che io sono un amante dell'inglese e sfogliando un vocabolario inglese ho trovato questa dicotomia tra dark e shine, ossia oscuri splendori, e mi è piaciuta molto questa idea della contrapposizione di due cose contrarie. Come nascono le vostre canzoni? C'è un concept tra di loro? Allora, passo un attimo il microfono a Nick. No, in realtà non c'è un concept tra di loro, le nostre canzoni nascono, ma delle volte abbastanza improvvisamente. Give Up, che è un singolo che ascolteremo dopo, è nata così molto, molto improvvisamente ed è uscita molto bene. Spesso capita che anche in passato, voglio dire, dover dire che siamo ancora nessuno, però spesso che capita che le canzoni, quelle più belle, sono nate così di colpo, insomma. Conosciamo le varie difficoltà che ci sono in Italia per le varie band emergenti. Dal vostro punto di vista, cosa dovrebbe cambiare? Dal nostro punto di vista dovrebbe cambiare, si dovrebbe dare la possibilità alle band emergenti di potersi esibire dal vivo, in qualche modo, senza che il locale che ospita la band debba pagare magari dei diritti SIAE per altre cose, insomma. Questo secondo me è abbastanza limitante per noi giovani band emergenti, proprio perché il gestore del locale, che ha sinceramente i suoi costi, che alla fine della giornata lui deve vedere il suo cassetto, e nel momento in cui arriva una band emergente poco conosciuta difficilmente il locale si riempie. Questo è più anche, c'è secondo me anche una questione culturale nel nostro paese. Io ringrazio voi per averci ospitato questa sera, perché questi tipi di iniziative veramente ce ne sono poche, cioè pochissime. In radio si ascoltano ormai quelle canzoni così che tutti passano, insomma, ed è difficile trovare qualche band emergente che possa proporre la propria musica e quindi farsi conoscere. Sì, ci siamo un po' resi conto che suonando all'estero, abbiamo suonato anche l'anno scorso e anche l'anno appena passato, in ottobre, e in Inghilterra, comunque l'abitudine ad ascoltare band emergenti è completamente diversa, quindi abbiamo visto un pubblico diverso, più preparato nei confronti di chi non ha sicuramente avuto dei pezzi passati alla radio. Quindi sicuramente in Italia questa abitudine ancora non c'è, speriamo che però pian pianino cresca questa abitudine. Cos'è per voi la musica? Bella domanda, uno si sveglia pensando alla musica e prima di andare a dormire continua a pensare alla musica, quindi è tutto sostanzialmente, non c'è cosa che non sia musica. Sì, in realtà la musica fa parte di noi, insomma. Spesso mi capita di vedere magari in alcuni filmati dei bambini neonati di pochi mesi che nel momento in cui ascoltano la musica cominciano a muoversi e a ballare, insomma, quindi fa parte di noi. Ok, tra qualche istante vedremo il mio primo video che ci avete portato, dal titolo per appunto Give Up. Parlaci un po' di questa canzone, cosa è nata, e raccontacela. Allora, la canzone l'ho scritta io di getto in un pomeriggio, semplicemente strimpellando la chitarra, mia chitarra acustica, la mia vecchia Fender, e la cosa bella di questa canzone è che è nata veramente di getto, cioè io non ricordo di averci lavorato molto più di un'ora a questa canzone, quindi una grande fortuna. E sicuramente dopo il testo l'abbiamo adottato, il regista,
Paolo Marescotti ci ha fatto un video e ha preso il lato di give up, di give up significa rinunciare, rinunciare a capire la società, e quindi quello che vedrete è veramente spaziale in tutti i sensi. Ok, quindi ci vediamo insieme nel video. Yeah.
E rieccoci dopo il video. Qual è il vostro rapporto con i social network? Non possiamo farne a meno, non possiamo farne a meno perché i tempi sono cambiati e quindi è un grande strumento, però bisogna saperlo usare come si deve, perché delle volte si può ritorcere contro. Per poter utilizzarlo bene vuol dire comunque stare molto attenti a ciò che si scrive, a ciò che si passa, ed è importante comunque utilizzarlo in modo molto frequente, perché nel momento in cui si pensa di utilizzarlo, non so, una volta al mese, una volta alla settimana, porta veramente pochi risultati. Invece il vostro like vi ha emozionato di più? Il live che ci ha emozionato di più, ma sicuramente, riprendo un attimo quello che ho detto prima, quando siamo andati a Londra la prima volta ci siamo resi conto di un pubblico che è interessato a quello che avevamo proposto all'epoca e quindi che nel momento in cui abbiamo iniziato a suonare si è messo in silenzio ad ascoltare e guardarci fisso negli occhi, il che ci ha messo quasi, insomma, ci ha fatto sentire fuori luogo perché non eravamo abituati ad essere altro che sottofondo, insomma, qua in Italia, insomma, il tentativo di suonare nei locali significa comunque sostituirsi alla radio. Là invece era una performance vera e propria. E quindi ci siamo sentiti al centro dell'attenzione, quindi è stato strano, ma allo stesso tempo fantastico, con i commenti poi di tutti quanti alla fine del live, con complimenti, acquistavano anche i nostri CD, quindi fantastico, meraviglioso. Quindi il primo live a Londra è stato quello che ha spaccato di più di tutti perché è stato diverso dagli altri, non necessariamente migliore, però sicuramente diverso. State pensando ad un album o un EP? Allora, noi pensiamo che probabilmente l'EP sia la cosa più di moda e a noi piace sostanzialmente seguire un po' il mainstream e fare la moda, quindi probabilmente la prossima cosa che uscirà sarà un EP, quindi questa è una grande anteprima per voi. Poi un EP sicuramente accompagnato da un videoclip. Abbiamo appunto avuto la fortuna di incontrare Paolo Marescotti, questo regista che è diventato amico, che ha veramente delle idee incredibili e sicuramente faremo un buon lavoro con lui, insomma. Perfetto, allora quest'anno invece vediamo il secondo video che si chiama Post-it, parlateci un attimo come sempre di questa canzone. Allora, Post-it è nata in un modo strano, si chiama Post-it, probabilmente facendo una grande pubblicità a quelli che hanno inventato i Post-it, quindi quei cartellini gialli che si appendono. E ricordo che ho iniziato a scrivere su dei Post-it, quindi questo ha richiesto poi altri Post-it, quindi la canzone, il titolo non è assolutamente geniale, semplicemente era Post-it. Cioè, e avevo questo armadio pieno di Post-it, saranno diventati nel tempo insomma una quarantina di Post-it perché non sapevo come mettere le strofe, quindi man mano ogni giorno le intercambiavo fra di loro, aggiornavo su Facebook lo status, tipo forse oggi abbiamo trovato la struttura della canzone. E alla fine è nata una canzone che io definirei la colonna sonora della mia vita, perché comunque ho raccontato delle cose semplici, ma che erano molto, molto reali, molto sentite. Quindi ecco, il titolo ho spiegato semplicemente dal post-it, ma la colonna sonora di quello che vivevo in quel momento, ecco. Perfetto, naturalmente anche noi abbiamo diversi post-it in studio e quindi ci gustiamo insieme post-it. Is just a matter away from me, and sometimes I
Abbiamo suonato fino alla fine dell'anno scorso, fino a dicembre dell'anno scorso, eravamo in giro in tutta Italia, quindi poi anche all'estero, come diceva prima Ross, in questo No Time for Regrets Tour. No Time for Regrets è il titolo del nostro ultimo album, ormai uscito 2 anni fa, il tempo vola. Siamo quindi ritornati in studio da gennaio e stiamo sperimentando, stiamo cercando nuove sonorità. E cerchiamo in realtà di vedere se riusciamo a fare qualcosa che possa essere un pochettino più commerciale, diciamo così, però dobbiamo rimanere sempre noi, insomma, quindi niente. E anche essere originali, cioè tre combinazioni che messe insieme, cioè fanno il terno al lotto, ecco. Ok, prima di salutarvi naturalmente i contatti Facebook per rimanere sempre aggiornati con voi. Allora, il nostro Facebook è facebook.com/thedarkshinesband. Poi abbiamo un sito internet che è thedarkshines.com e l'email a cui rispondo personalmente se non risponde Nick è info@thedarkshines.com. Dopodiché siamo su Spotify, siamo su iTunes, quindi per acquistare il nostro MP3 o il nostro CD basta contattarci oppure navigare un po' nel web, noi ci siamo ovunque. Perfetto, noi ovviamente vi ringraziamo per essere stati ospiti a On The Video, io come sempre ci do la parola alla nostra Vale per i nostri orari. Giovedì alle 20.15 sulla di Crema TV, il venerdì alle 14 e domenica alle 12.30 su Lombardia TV, canale 99-599 in Lombardia, 888 nel Lazio e in Emilia, 665 in Liguria, 219 in Piemonte. Come sempre la nostra pagina Facebook On The Video, su YouTube On The Video Lombardia TV e il nostro Instagram sempre On The Video Lombardia TV. Io ringrazio come sempre la nostra Vale. Grazie a te. E l'appuntamento settimana prossima. Ciao.